Cari amici, siamo in via Feltre, oggi giornata di festa, come potete vedere siamo nel post-Covid, dopo che tutti siamo rimasti a casa, e siamo con un volto noto che conoscete già, è Francesco Tambasco della Mediolanum Soccorso. Francesco, cosa succede oggi qui nella vostra sede? Oggi verrà dato un piccolo riconoscimento a tutti i volontari e alle associazioni che hanno collaborato con noi in questo periodo del Covid. In più altri medici che si sono, diciamo, persone molto umane nel loro lavoro e che si sacrificano tutti i giorni, e verrà dato questo riconoscimento. Perfetto, adesso vi faremo vedere un po' di immagini della giornata e tra un po' intervisteremo qualcun altro, vi faremo conoscere qualche altra persona che in Lombardia si è impegnata contro il Covid. Andiamo avanti. Per sciogliersi un grande applauso per Mediolanum Soccorso. Viva le giacche verdi Lombardia, presidente Giuseppe Scavioli. Tanto pochi secondi, ma ci tenevamo a conferire anche noi una targa a Riccardo, perché siamo a cavallo, ma collaboriamo tantissimo con loro e loro sono sempre a disposizione gratuita. Ringraziamenti, adesso è il momento di esplicitarli, Francesco, consegnando le targhe proprio ai volontari, a voi di Mediolanum Soccorso. Allora iniziamo subito, voi siete nati come Onlus, come associazione, dal vostro responsabile Riccardo Matteo Caselli. Delle grandi persone con cui condividerlo, e sono tutte qua davanti a me. In questo periodo non hanno mai indietreggiato un centimetro, nonostante i pericoli erano veramente tanti e invisibili. Quindi io ringrazio tutti loro per esserci stati in questo periodo e essere riusciti a superarlo insieme, sperando di aver concluso definitivamente questa cosa. Grazie a voi. Proseguiamo con un'altra figura.
misura di spicco della solidarietà del soccorso, Francesco Tambasco. Grazie a tutti, quelli che hanno partecipato, a tutti i colleghi per la collaborazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti voi, adesso restiamo qui per fare qualche foto di rito un po' tutti insieme e grazie davvero di essere stati con noi e complimenti ancora a chi si è messo in luce. Grazie a tutti. Signora! Vai Armando! Oggi c'è uno per fortuna! Sono più allenati! Dai, riesco! Che quando non siamo noi! Grazie! Cari amici, siamo qui per la premiazione della Mediolanum Soccorso a tutti quelli che si sono dati da fare in questo periodo nel settore sanitario e non per il Covid e siamo qui con l'amico Luigi Morandi di Protetto che tutti conoscete. Ciao Luigi. Ciao Tullio. Siamo oggi tutti qui per un evento benefico, ma diamo una battuta, parliamo appunto di Covid, di quello che fa la Protetto. In questo periodo qui di fase 1, quarantena eccetera, cosa ha fatto la Protetto? Ma noi ci siamo occupati di Senza Tetto, che erano stati completamente abbandonati dalle istituzioni, dal comune, perché erano completamente soli nel centro di Milano, perché noi seguiamo quelli del centro di Milano, non avevano da mangiare, non avevano dove andare in bagno, dove potersi lavare, non avevano le mascherine, cosa fondamentale in questo periodo, che noi ci siamo preoccupati a fare e a distribuire. Abbiamo distribuito circa 200 e passa mascherine a queste persone, abbiamo portato del cibo caldo, dei panini, delle brioche, tutto quello che potevamo raccogliere in quel momento. Abbiamo anche portato dei generi per lavarsi, come si può dire, di prima necessità, il disinfettante e tutto per poterli far passare il periodo che non si sapeva in quel momento quanto fosse, nel migliore modo possibile. Se ecco, così si può dire. Giusto per chiudere una botta di coda del diavolo, io e Frank Diamond, che conoscete, il nostro amico di City Report dello staff, ma in tutto questo il comune di Milano e le istituzioni vi hanno detto qualcosa, vi hanno agevolato, hanno fatto qualcosa per voi? Niente, assolutamente niente. Anzi, noi abbiamo anche seguito dei casi di persone che avevano necessità di avere una casa e il comune non ci ha assolutamente aiutato. Non abbiamo ricevuto nessun segnale positivo. Perfetto, per i casi di cui parlava potete vedere il nostro video di Sonia davanti al municipio con la croce e le catene insieme al presidente Protetto Fernando Barone. Per oggi insieme a Paolo Rusconi, Fran Diamond, Luigi e Tullio Trapasso vi salutiamo dalla sede di Mediolanum Soccorso e andiamo avanti.